L'energia solare sta rapidamente diventando una stella nel campo delle energie rinnovabili. Negli Stati Uniti la generazione solare dovrebbe aumentare fino al 48% della produzione totale di energia rinnovabile entro il 2050. Questo movimento globale dell'energia solare è sostenuto da centrali solari su larga scala. Ma cos'è una centrale solare e come funziona il più grande impianto solare al mondo? Resta fermo, lo scopriamo in questo video. Cominciamo! L'energia solare è un metodo per generare energia. Converte l'energia del sole in elettricità. Questo viene fatto utilizzando pannelli solari. I pannelli solari fotovoltaici sono più spesso collocati su un edificio o concentrati in centrali solari. Le celle fotovoltaiche di questi pannelli convertono la luce del sole in elettricità in corrente continua. Un inverter converte poi questa elettricità in corrente alternata. Una volta completato questo processo, l'elettricità viene utilizzata o immessa nella rete. Può anche essere conservata in batterie. Quindi, una delle ragioni principali per utilizzare l'energia solare è che è una fonte pulita e rinnovabile di elettricità. Ma è anche scalabile. Questo significa che può essere prodotta su scala industriale o limitata all'uso domestico. In generale, gli impianti solari fotovoltaici funzionano più o meno nello stesso modo, ma che dire dei costi? Il costo dipende principalmente dal numero di pannelli utilizzati. In secondo luogo, bisogna tener conto del modo in cui l'energia viene utilizzata. Anche se la posizione dei pannelli gioca un ruolo importante, l'energia solare sta diventando sempre più accessibile ogni anno. Si può quindi affermare che l'energia solare è un metodo di produzione cruciale nella transizione verso l'energia pulita. Ora che abbiamo capito come funziona l'energia solare, vediamo il suo ruolo chiave nelle centrali solari. Le centrali solari fotovoltaiche sfruttano direttamente l'effetto fotografico. A differenza di altri tipi di impianti solari, non si basano su alcun processo o dispositivo aggiuntivo. Le centrali solari non concentrano l'energia, la trasmettono direttamente alla rete. E gli impianti che generano 500 kW o più hanno trasformatori di step-up per la successiva connessione alla rete. L'India è indicata come uno dei maggiori produttori di energia solare. Bhadla è una distesa arida del Rajasthan, che copre 45 km². Bhadla ha la particolarità di essere quasi invivibile. Situato nel distretto del Jodhpur nel Rajasthan, le sue temperature normali vanno dai 46 ai 48 gradi. I venti caldi rendono insopportabili anche i 40 gradi. Inoltre, le tempeste di sabbia si verificano quasi ogni giorno. A volte creano enormi dune sulle strade e isolano certe zone. L'insediamento più vicino è a circa 50 km, a Bap. Qualsiasi parvenza di insediamento urbano si trova a più di 80 km di distanza. Anche se questo non è un ambiente idilliaco per un'abitazione, Bhadla ha l'ambiente quasi perfetto per un impianto di energia solare. Per esempio, questa terra secca, sabbiosa e arida ospita la più grande centrale solare dell'India. È qui che più di 1 milione di pannelli di silicio scintillanti alimentano l'ambizioso piano dell'India. L'impianto mira a generare 1 milione di megawatt di energia solare. La centrale solare di Bhadla è un impianto da 2245 megawatt. Il progetto è iniziato nel 2015 con un investimento di 1,4 miliardi di dollari. Il progetto è stato diviso in 4 fasi. Nella prima fase sono stati installati pannelli solari per produrre 65 MW di potenza. Le prime due fasi sono state sviluppate da Rajasthan Solar Power Park Company Limited. La terza fase è stata sviluppata da Saurya Urya Company del Rajasthan. Il progetto nella sua fase finale è stato progettato da un impianto di energia rinnovabile di Adani. La capacità del progetto era di 500 MW. Ad oggi, 10 milioni di pannelli solari stanno producendo 2245 MW di potenza. L'energia basata sul carbone sarà ancora necessaria, ma si immagina che sarà sempre meno necessario con l'iniziativa di utilizzare le energie rinnovabili. Nel frattempo, le vecchie centrali termiche saranno sostituite da altre nuove e più efficienti. Questo significa un arresto virtuale delle emissioni di anidride carbonica, zolfo e mercurio tra gli altri. L'India non ha bisogno di ulteriori tasse sul carbonio. La transizione alle energie rinnovabili sarà più conveniente nel lungo periodo, soprattutto perché il prezzo dei pannelli solari continua a scendere. Tuttavia, l'energia solare non è sempre disponibile. Infatti, è disponibile solo il 30% del tempo. Importanti fattori di influenza sono la notte, le nuvole e l'inquinamento che bloccano il sole. Tuttavia, le centrali termiche possono funzionare per l'80% del tempo. Tecnicamente, i pannelli solari non producono energia di notte. Le celle fotovoltaiche menzionate prima hanno bisogno di accedere alla luce del sole per produrre energia. Ma ci sono due modi indiretti in cui possiamo soddisfare i bisogni energetici durante la notte. La prima tecnica consiste nel collegare i pannelli solari alla rete. Il concetto è simile a quello di un conto di risparmio. L'elettricità prodotta in eccesso viene riemessa nella rete.
Questo permette di utilizzare l'elettricità della rete durante il giorno, mentre i pannelli solari producono elettricità. Questo è memorizzato nella griglia. Poi, di notte, quando i pannelli solari non producono elettricità, vengono utilizzati i crediti energetici depositati nella rete. Un altro metodo è quello di non mettere in rete l'energia prodotta. È immagazzinata nelle batterie installate con i sistemi di pannelli solari. In questo modo, i pannelli solari ricaricano queste batterie durante il giorno con l'energia solare, e di notte questa energia può essere riutilizzata. Più di 30 centrali solari simili a Bhadla sono in varie fasi di sviluppo in altri stati dell'India. Il paese si sta imbarcando nella sua più audace espansione del settore energetico. L'obiettivo è quello di soddisfare un aumento previsto della domanda guidato dalla crescita economica. L'India si è impegnata che entro il 2032 almeno il 40% della sua elettricità verrà da fonti rinnovabili. Si immagina quindi che la maggior parte di questo provenga dall'energia solare. Secondo stime recenti, il potenziale di energia solare sfruttabile dall'India è di circa 7 milioni e 500 megawatt. Questo corrisponde al 3% della terra secca che è stata resa disponibile. Ma che dire dei siti urbani? Bhadla offre un assaggio di questo futuro, una vista che diventerà familiare al paesaggio urbano. I pannelli solari troveranno il loro posto sui tetti degli edifici urbani. Circa il 40% dell'obiettivo di 1 milione di megawatt deve essere soddisfatto da questi sistemi solari decentralizzati. Naturalmente, le dimensioni non sono tutto. Bhadla è ancora la più grande centrale solare al mondo. Ma la migliore centrale solare del mondo è quella che fornirà elettricità a coloro che ne hanno più bisogno. Inoltre, dovrà farlo in modo da preservare il pianeta e ridurre la dipendenza del paese dai combustibili fossili. Le iniziative per l'energia solare stanno guadagnando uno slancio in tutto il mondo. È chiaro che l'energia solare è il futuro. Pensi che anche il nostro paese si sia unito al movimento dell'energia solare? Raccontaci tutto nei commenti. E questo è tutto, gente. Siamo arrivati alla fine della nostra storia sulla ricerca della più grande centrale solare al mondo. Se ti è piaciuto l'argomento di oggi, per favore lascia un pollice blu. Per essere sicuri di non perdere la nostra prossima storia, iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campana di notifica. Grazie e ci vediamo su Hi-Tech!